Poi, Pozzi, rinnovami le cambiali per altri 3 mesi, dai, ti raddoppio l'interesse. Ma fammi ingalpirla, adesso Tiziano ce l'ho in casa. Una fortuna enorme. Quando saprai tutto ti viene un colpo. Beh, ciao bello, eh. Ho detto ciao bello. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Buongiorno. Hai romanzi del Marchese de Sade? No. E del Barone von Masoch? No. Beh, allora mi dia il manuale dell'igiene sessuale. Bene. È illustrato? Scientificamente. C'è anche il capitolo sulla pillola? Sì, c'è inclusa l'enciclica del Papa con commento. Arrivederla, signorina. Buongiorno. Buongiorno. È sto Marcuse quando lo leggiamo? No, non lo so, mi hanno detto che ha una barba. René la puniva di una colpa che egli non conosceva, ma che Sir Stephen aveva immediatamente scoperto: la rendevolezza. O era felice che René la facesse frustare e la prostituisse, perché la sua sottomissione appassionata avrebbe dato al suo amante la prova della sua appartenenza. Mi piace tutto. E cosa fa lei qui? È una biblioteca pubblica e io sono del pubblico. Lei è cattolica, vero? Anch'io lo sono. Battezzato a San Pancrazio, sa? Se ne vada. Sono 2 anni che ti guardo, da quando sono tornato dalla Francia. Con quelle gambe, quelle cosce. Lo sai che le più belle cosce di lui? Non mi tocchi. Ti tocco quanto voglio, sai. Ti salto addosso qui, adesso. E non mi dirai di no. Non so come sei. Pater ave gloria e sotto c'è il fuoco. No. Glielo diciamo, reverendo, che sotto c'è il fuoco. Senti, tu sei un demonio. E farai quello che vuoi di me. Ma adesso va via. Potrebbe venire qualcuno. E che venga. No, no, qui no. Ti lascerò un biglietto al negozio per dirti quando e dove. Ah, adesso cominciamo a ragionare. Ma sarai un gentiluomo, però. Altro che. Machiavelli. Il fine nell'uomo giustifica. Non mangiavo così bene dal banchetto della cassa di risparmio di Gavirate. Pensate, un intero menù composto esclusivamente di funghi. No. Che strano. Vuoi, Camilla? Goccetto. E che vino? Basta così. Con l'ultimo sorso di vino sciacquarsi la bocca energicamente. All'ospedale militare di Bologna, il colonnello medico mi aveva dato questo consiglio. Lascia pure, ci penso. Beh, io. Voi non ci crederete. Io non sono mai andato dal dentista. Però. Permettete? Prego. Mi fai un po' di spazio, Tarsilla? Sì. Oh, ci scusi, non sono del nostro orto. Prenda una pera, signor Paranzini. No, perché? Prego. Dicevo, la vita militare non ha soltanto aspetti negativi. È una forma di educazione profonda, fisica e mentale. Piuttosto potrei avere un altro piattino? Ah, certo. Grazie. Prego. Io le mangio con tutta la pelle. Vitamine. Ecco fatto. Ah, ecco, questa sembra bella. Ai, 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 ai. Oh. La guerra. Forse loro avranno notato una certa qua rigidezza di movimenti in me. Ferita di guerra, immagino. Fronte greco-albanese. Scoppio di granata. Nella regione glutea destra, piuttosto in basso. Capirà, parte delicatissima. Con asportazione di parti carniche. No. E deviazione del retto, che adesso è curvo. Dio, che spavento. Poi, non si può dire che sia proprio fortunato, eh. Le marce anche questa qui. E le conseguenze? La deviazione permane, ma senza conseguenze nelle mie funzioni sessuali. Visto? Di 3 guaste se ne fa una buona. Lo scarto non conta. E questo è lo studio del povero papà. Bello. Proprio bello. Papà era patrocinatore legale, ma anche naturalista. Ah, sì? Amava la natura in tutte le sue forme, anche le più strane. Bell'uomo. Un genio incompreso. Sguardo incisivo. Il gufo reale detto Grand Duc. Ah, il re della notte. Si dedicava a esperimenti scientifici. Questi li ha ottenuti tutti lui. Davvero? E pensi che sono solo zucchine? No. Sì,
Diceva che tanto il bello quanto il brutto sono risultato di un eguale sforzo e sono qualità raggiunte. Giusto. E quello? Ed ecco il suo capolavoro. Beh, questo è... Orchidea vaginalis. Mm-hmm. Beh. Dormiva quasi sempre qui dopo la morte della povera mamma. Qui, lì? Sì, è un divano letto. Ah. Prego. Grazie. Le faccio strada. Questo è un po' il mio regno. Papà ci teneva tanto all'ordine. Mm-hmm. Vedo e ammiro. Un po' di bianco, un po' di rosso, una piccola enoteca. Caspita, complimenti. Una cosa veramente egregia. Grazie. E poi tutto in ordine, Questa che annata è? Guardi pure, sono ancora vini imbottigliati dal papà. 1955. Bracchetto. Il massimo. Venga. In fondo noi siamo tre orfane. Ed io che sono la maggiore ho la responsabilità della casa. Mm-hmm. Ecco, qui abbiamo qualche piccola riserva. Mm. Attenzione. C'è proprio tutto, Ma sa com'è? Anche il violino. Che cosa? Questo. Cosciotto di capra essiccato al sole dei 2000 metri del Gran Paradiso. Signorina fortunata, ho lungamente riflettuto sulla nostra conoscenza. Fortuita, ma forse predestinata. Ho considerato la mia posizione e quella della vostra famiglia. Ho conosciuto le sue sorelle e ho avuto modo di apprezzarne il loro carattere. Quindi, avrei preso una decisione, sempre sarei d'accordo, si intende. Avrei deciso di sposare una delle tre. È precisamente lei, signorina fortunata. Oh. Grazie, lo sapevo. Ma io... Oh. No, ma... Oh, ma io... Oh. La prego soltanto di avere pazienza. Alla mia età. L'avrò. Oh. Mi scusi.